Noi siamo legatissimi alla cucina italiana, fa parte di noi, della nostra tradizione, e quindi spadellare, preparare ricette è una cosa divertentissima. Però ogni tanto andare al di là dei confini e sperimentare cucine nuove può essere altrettanto interessante. Oggi faremo un viaggio con due piatti europei. Vediamo un po' se indovinate da dove arrivano. D'estate è bello invitare gente, insomma anche d'inverno, però d'estate forse gli spazi si aprono, apriamo le finestre, abbiamo uno spirito diverso, e quindi avere persone che ci vengono a trovare a casa anche per un piccolo party sul terrazzo può essere una cosa molto più piacevole. E per questo motivo possiamo uscire dalla solita classica cena standard per aprire le nostre vedute in qualcosa di più simpatico, ad esempio preparare degli stuzzichini rigorosamente a tema. Possono essere dedicati al cinema, ai colori, le emozioni, ma anche per andare al di là dei confini. Infatti oggi per i miei ospiti preparo una serata tedesca. Sto preparando il curry wurst, che insomma in italiano sono dei würstel in salsa al curry, piatto tipico bavarese. Come avete visto, ho usato non tantissimi ingredienti, quindi innanzitutto un soffritto di cipolla o scalogno. Io ho usato lo scalogno. Poi al fuoco, una volta che la cipolla si sta imbiondendo, cominciamo con la salsa di pomodoro, il ketchup, il cumino, la paprika e infine il curry. Questa salsa deve diventare molto speziata, profumata e perfetta per i nostri würstel, che tra l'altro avranno un'altra particolarità: bolliranno nell'acqua, acqua aromatizzata al curry, quindi ancora di più prenderanno il profumo di curry. Ma adesso, per far cuocere al meglio la salsa, ci vuole un pochino di acqua tiepida. Per fare questo piatto tipicamente bavarese, come vi ricordo, io ho usato tre tipologie di würstel, perché sì, di würstel ce ne sono tanti tipi, noi siamo abituati a vederli anche nei supermercati, ma io ho usato questi che sono perfetti per il piatto, quindi i Weiss, che sono quelli bianchi, che sono un po' più speziati nelle loro note, e poi quelli affumicati, che danno quel qualcosa in più. E poi ricordiamoci che dopo averli bolliti nel curry, bisogna ripassarli sulla piastra.
piatto sia perfetto ha bisogno della sua salsa, che vi garantisco è profumata e speziata. Quindi sopra così, in questo modo. Voilà. Ecco qua il mio curry wurster. Però perché sia perfetto manca ancora una cosa. Un'ottima birra insieme. Per chiunque si stia domandando dove sono in questo momento, sono in un luogo di culto, perlomeno per me, perché sono dove nasce la birra. Attenzione, attenzione. Quindi, per tutti quelli della mia generazione che hanno vissuto la birra come un mito e come ogni tanto anche un po' un trasgredire, questo è il posto dove nasce. E sono proprio con chi di birra ne sa veramente tanto. Vero, Mauro? Sì, insomma, spero. Senti, ma come nasce la birra? Allora, la birra è un prodotto veramente molto semplice, quattro elementi, l'acqua 90%, la base zuccherina che è data dai cereali, quindi normalmente orzo e frumento, luppolo e lievito. Però c'è una fermentazione, una maturazione e dopo 5 settimane abbiamo la birra pronta da bere. Perfetta. E allora mi verrebbe da chiedere, cosa che non succede mai a casa mia, ma quanto dura una birra artigianale una volta che la portiamo a casa? Guarda, questa è una domanda alla quale non posso rispondere perché da noi dura veramente molto poco. Lo so, anche a casa mia dura veramente molto poco. Senti, ma quante birre, che cosa posso comprare io qua? Quali birre posso comprare io qua da portarmi a casa? Vieni con me. Andiamo. Senti Mauro, ma adesso parliamo di cose veramente serie. Quante birre si fanno in questo birrificio? Allora, qui produciamo 10 tipi di birre diverse, dalle chiare di frumento alle rosse, alle scure molto corpose, ma ti consiglio le quattro principali che sono le più facili da bere. La chiara classica, la bionda doppio malto, la rossa doppio malto e la bionda di frumento. Che posso usare anche in cucina. Infatti queste birre sono state pensate per essere accompagnate al cibo. Perfetto, perfetto per me. Ma senti, perché birrificio Torino? Perché si chiama così? Perché non tutti sanno che dal 1850 fino al 1950 erano produttive nella nostra città 5 birrifici. Abbiamo voluto ridare a Torino una birra a chilometri zero. Ecco. A chi pensava che la birra si fa solo in Germania, non è vero, Torino è la città della birra, il nettare degli dèi. In virtù dell'acqua che abbiamo a disposizione, ecco, molto indicata per la produzione. Il segreto è quello, il segreto è l'acqua. Senti, ma se io voglio comprare queste birre e non posso venire qua nel birrificio, dove le trovo? Allora, in piccoli negozi d'eccellenza e non nella grande distribuzione. Perfetto, però senti, un'ultima cosa da dirti, ma è importantissima. Ho setissima adesso! Devi farmi assaggiare qualcosa per forza! Quando ero ragazzina era un modo di trasgredire un po' da quello che erano, insomma, un po' le righe di mia mamma, no? Adesso che sono donna un po' più matura, è un modo forse per bere qualcosa che contempla e per passare un momento con gli amici. Di cosa parlo? Beh, sono qua dietro, di birra, deliziosa e buonissima, io l'adoro. Ma ne parlo con un amico che mi sa che di birra se ne intende. Vero Enrico, te ne intendi di birra? Ma penso di sì, più o meno. Diciamo che sono tanti anni che la produco, questo... in realtà mi dà una certa esperienza, poi continuo a capirci poco. Sei qualificato per stare qua dietro? Assolutamente, quello sì. Quello senti, sì. Ma cosa vuol dire fare una birra artigianale? Se vogliamo si può partire dal fatto che
In Italia dire birra artigianale è addirittura illegale, è una nomenclatura che la burocrazia non prevede. E abbiamo addirittura un collega che è stato multato per averla definita tale. Detto questo, che è una polemica sterile se vogliamo, la birra artigianale è quella prodotta da un piccolo produttore e si parla di impianti che producono anche 1000 volte meno le birre industriali, che sono quelle che tutti ben conosciamo, che passano in televisione, che hanno le magliette colorate, via. Però io credo che dentro ogni bottiglia della tua birra c'è qualcosa che ti appartiene, no? Che dici? Sì, se vuoi, facendo così poco volume, alla fine tutte le nostre produzioni sono assolutamente seguite come dei figli, le conosciamo dalla prima all'ultima, anche se abbiamo dei problemi, soprattutto se abbiamo dei problemi, ce ne rendiamo conto subito. Addirittura il mio socio, che è mio fratello Sandro, non ci definisce neanche artigiani, ci definisce bricoleur, hobbisti, proprio perché abbiamo questi impianti molto piccoli che ci permettono però di avere prodotti assolutamente vivi, genuini e la gente dice più buona. Certo, quindi dietro una buona birra artigianale c'è passione, c'è professionalità e c'è anche un pezzo di vita, mi sa. Fare birra è molto impegnativo, l'impianto va seguito quotidianamente, quasi fosse una mucca, e richiede molto impegno. La soddisfazione però è alta, anche in questo momento un po' difficile per tutti da un punto di vista economico. Ma quindi tu hai raggiunto la birra che ti piace proprio? Sei sempre in continua evoluzione? Guarda, noi nell'anno produciamo 14 birre diverse. Alcune sono assolutamente ricette stracollaudate, assodate, granitiche, guai a cambiarle per il pubblico. Molte altre però sono in continua evoluzione. Se vuoi, da una parte perché ne facciamo poca in un anno e quindi tutte le volte si tende a migliorarla, e altre invece continuerai tutta la vita a inseguirle perché non la troverai mai la ricetta finale, quella che ti soddisferà al 100%. Quindi posso continuare a venire da te ad assaggiare sempre? Qualcosa cambierà di anno in anno. Qualcosa cambierà, quindi posso cominciare subito? E siamo a disposizione. Per rimanere in tema di Baviera, di Germania, insomma, per rimanere rigorosi alla nostra cena in giardino, fatta con gli amici fuori dai confini, ci va un dolce, perché un dolce ci va sempre, non possiamo farne a meno, e quindi ho scelto un dolce tedesco che però va bene sia caldo d'inverno, ma è perfetto anche mangiato fresco d'estate, e quindi dei waffle con del Glühwein. Il Glühwein adesso deve cuocere lentamente, è una bevanda un po' simile al nostro vin brûlé, infatti per prepararla ho scelto un vino rosso, corposo e buono, delle spezie, chiodi di garofano, cardamomo, cannella, qualche fogliolina di alloro e un pochino di scorza di limone, e intanto profumerà tutta la mia cucina, però è venuto il momento dei waffle.
I waffle sono un dolce veramente semplice, infatti pochissimi ingredienti lo compongono: farina, latte, uova e un pizzichino di burro. Proprio per questo motivo sono molto usati, anzi potremmo farli diventare dolci se volessimo aggiungere lo zucchero, oppure salati. In questo caso noi li abbiamo preparati neutri e poi li cuoceremo con una piastra apposita. I waffle adesso sono pronti, il Glühwein si sta raffreddando, anzi, prima di servirlo lo passiamo ancora un pochino nel frigo. Però adesso è ora di guarnire l'oro. Fatto velocissimamente, se così si può dire. Ho ancora fatto un piccolo passaggio che non vi ho detto prima, quello di filtrare il Glühwein per eliminare tutti i residui delle spezie, e quindi ripassato un po' nel frigo diventa una bevanda fresca, buona e aromatica per l'estate, e anche i waffle, secondo me, non sono niente male. Finalmente sono seduta comoda con una bella birra davanti. Insomma, una l'avevo già bevuta prima, però sono seduta qui perché sono in compagnia di un piccolo grande amico che è l'anima della cucina di questo locale di Birrificio Torino, dove si mangia anche, che è Beppe. Ho detto bene che tu sei l'anima della cucina, Beppe? Certo, sì. Ok, senti, ma quindi in questo luogo si beve bene, ma si mangia anche bene? Certo. E la birra la fa da padrone? Certo, sì, ovviamente siamo in un birrificio, nostro menù è abbinato a dei piatti fatti con la birra, sperimentati anche da me. Senti, ma prima di tutto diciamo questa cosa, ma com'è che tu sei arrivato in un luogo dove la birra, insomma, è così forte? Perché noi siamo abituati ad abbinare i piatti con il vino, invece le birre buone ed importanti ci dimostrano che possono essere abbinate benissimo. Certo, non è solo birra e patatine, no? No, esattamente, c'è molto altro dietro. Io sono arrivato qui nel 2001, subito dopo che hanno aperto, come curiosità, perché in Torino non ce n'erano birre. Birrifici. Quindi è nato questo birrificio e la mia curiosità della cucina con la birra mi ha portato anche a venire a lavorare qua nello staff. Senti, adesso com'è il tuo rapporto di test, di assaggio generale con la birra e con questi? Certo, tante sperimentazioni, tanta birra da bere, no? Ovviamente. E se no, come si fa a abbinare cibi e bevande senza provarle? Bisogna conoscerla veramente bene. Certo. Vabbè, bando agli scherzi, questo primo piatto che ci hanno portato, che cos'è? È un tomino del boscaiolo impanato con la farina di polenta con un ristretto di birra Augusta. Ah. Che la nostra birra Augusta ha dei sentori di banana e di chiodi di garofano portati dai lieviti. Però il gusto è di scorza d'arancio amara. Amara. Perché è proprio saporita con quella. Ah, infatti il profumo si sente. Quindi un piatto, diciamo, semplice, un po' rivisitato, certo. Ma accompagnato benissimo con una gelatina di birra. Questo già mi ispira, eh? Eh sì. Spostiamolo un po' perché... allora... Qui andiamo sempre salendo, no? Certo. Allora. Ovviamente con le birre la carne.
Carne e birra? Carne e birra, ovviamente il maiale ne fa da padrona, perché comunque con la birra. E questi sono dei bocconcini di maiale cotti con delle bacche di ginepro, con la nostra birra originale, che è la nostra classica bionda. Si fanno rosolare le spezie, bacche di ginepro, rosmarino, salvia, alloro, con dell'olio extravergine, dopodiché si fa rosolare il maiale. Portandolo... Non l'hai marinato prima? No, no, non lo faccio marinato, non viene marinato, viene proprio cotto. Subito cotto. Una volta rosolato, che prende quel bel colore dorato, si mette la nostra birra, ovviamente l'originale, lasciandola sfumare, lasciandolo cuocere. Quindi solo esclusivamente. Esclusivamente piatti semplici ma gustosi. Anche questi, devo dirti che ispirano tantissimo, questo è anche un altro piatto che assaggerò sicuramente, però ne vedo arrivare un altro, c'è ancora uno, aspetta, vediamo, facciamo spazio, questo, qui, io non parlo. Il classico stinco di maiale al forno, questo è il nostro stinco di maiale al forno che è affumicato, ha una precedente affumicatura e viene finito la cottura in forno con la nostra birra, la rossa. Ma perché la birra rossa? Perché viene prodotta con dei malti scuri. Tu volevo prenderti in castagna, invece non ce l'ho fatta. Della birra sai tutto. Chissà quante ne assaggi, chissà quante ne provi, non voglio neanche pensare. Però già si vede nello sguardo. Vabbè, vabbè. Allora, tu mi hai portato dei piatti che sono della tradizione, rivisitati insomma con la birra, quindi accompagnati con la birra e cucinati anche con la birra. Ma nel futuro c'è anche qualche cosa di diverso? Sì, stiamo mettendo un po' di carne al fuoco, ma diversa. Così, come si suol dire proprio. Proprio carne al fuoco, vorremmo mettere della carne di bufalo. Ah. E difatti stiamo sperimentando dei piatti nuovi abbinati alle birre e anche cotture di carne di bufalo con le nostre birre, ovviamente. È dura fare questa sperimentazione. Ci tocca mangiare bere. Lo so, non ti serve un assistente? Magari, uno in più. Sì? Meglio, Ci va? Sì. Allora ci facciamo un brindisi, certo, sopra. Mentieri. Al mio prossimo lavoro come assistente di Beppe e all'assaggio di questi piatti meravigliosi. Adesso dobbiamo mangiare. Jack, birrificio Torino prima.